Io personalmente non avevo mai raccontato la mia vita, penso che quasi nessuno sa esattamente da dove arrivo, come sono arrivato a Milano e perché sono a Milano e perché ho conosciuto Stefano. Cerchiamo sempre di essere il più professionali possibile, cerchiamo, con errori, non errori, mistechi, scivolate, rialzate. Diciamo anche da lì che dopo la terza scivolata se ti rialzi è imbattibile. La mia storia è una storia un po' romantica. È una storia di un ragazzo, di un bambino che ha sempre sognato e ha avuto la fortuna che questi sogni sono arrivati, grazie alla connessione. Io amo moltissimo lo slogan, perché la connessione non è, oggi siamo tutti tecnologici, la cosa che a volte mi addolora, dico una cosa onesta, io ho un'azienda, noi abbiamo un'azienda, fattura, non fattura, ma noi non ce ne è mai fregato più di tanto quanto fatturiamo. A noi interessa più che altro fare quello che abbiamo avuto anche una discussione stamattina, noi siamo così innamorati del nostro brand, del nostro lavoro, che a volte gli facciamo del male, produciamo più del dovere. Io faccio un esempio, devo fare un pranzo a casa mia, come tutti sanno, e siamo in vendita, che siamo siciliani, siciliano rimane, come tale sono, non cucino mai per 20, perché ho sempre paura che la gente rimanga senza cibo. Cucino per 40 e poi avanza il cibo, lo riscaldiamo. Però questo fa parte di una cultura che tu non puoi togliere. La connessione è anche quella di chiamarsi, vedersi. La connessione esiste da quando si facevano i messaggi via fumo o si tiravano i sassi alla finestra per parlare con la fidanzata. La connessione è una delle cose più belle del mondo. A volte quello che oggi manca è la connessione. La domanda da farsi è: ma siamo connessi o siamo connessi ma siamo sconnessi? I soldi fanno la felicità o i soldi possono rovinare la felicità? I soldi aiutano. Io ringraziando a Dio ho fatto i soldi, che vuol dire che stiamo bene economicamente, ci possiamo permettere tante cose che quando arrivai a Milano, io arrivai a Milano nel 78 con la valigia come tutti, figlio del treno, e ho sognato. E i sogni, se uno sogna rischia di ottenerli, se uno non sogna i sogni non arrivano. Però l'idea di questo sport, che due persone che lontano si possono incontrare, avere dei progetti insieme e dare la possibilità di svilupparli. Eravamo gay, siamo gay, abbiamo fatto il coming out nel 2000, siamo orgogliosi della nostra vita, perché anche la connessione di essere liberi di poter fare quello che si è, quello che si vuole. Non è solo una questione, voi oggi avete parlato sempre di soldi, ma il video non è fatto di soldi, è fatto di una parola sola, di amore. E la connessione è semplicemente amore. Quando si parla troppo di soldi, si perde il punto di vista che è l'amore. Senza amore, senza felicità, i soldi non servono a niente. E tutte le aziende, quelle che oggi è il grande problema, noi siamo romantici, le aziende sono basate tutti sui soldi, quanto fatturi, come fatturi, quanti investimenti, ma di base se non c'è amore i soldi non arriveranno mai, perché l'azienda è fatta di persone umane che lavorano ogni giorno, che vengono ogni giorno a lavorare e che ci mettono amore nel loro lavoro. Se c'è amore, un'azienda va benissimo e non c'è bisogno che io dica a una persona a che ora vieni. Da me, nel mio ufficio in Via Piave, sì, c'è dove si timbrano, ma a me non me ne frega niente, tu devi uscire, esci, se devi entrare, ma è la responsabilità e l'amore che tu ci metti nelle tue cose. Questo spot non ha niente a che fare con tutto quello che oggi avete detto, è uno spot di amore. Grazie a tutti.